implacabile ma non bellissima, determinata nello sfruttare gli errori altrui, quanto sotto traccia nella costruzione del gioco. La Vastese capolista ha ancora da mostrare la parte migliore di se stessa, ma intanto si gode primato, imbattibilità, miglior attacco del torneo, con una media incredibile di realizzazioni, ben 3 per gara, 15 totali. Sugli spalti il solito caloroso pubblico e Roberto Inglese, reduce dalla vittoria col suo Chievo a Pescara, baci e abbracci per lui che è Vastese Doc. Mangiato bene oggi a pranzo? Eh beh, alla grande, alla grande. A presto. Ciao. L'avversario di turno, la Recanatese, cerca di esprimere un buon calcio ma cadrà sotto i colpi del Prisco Show. Gli aragonesi non rubano l'occhio ma concretizzano e blindano il successo comunque netto. Solito 4-3-3 di mister Colavito e avvio shock con Fioretti che buca la difesa locale e costringe Russo al primo intervento della gara. Il tempo di riorganizzarsi ed ecco Cosenza che cerca l'angolino alto. Sesto minuto a inizio la giornata di grazia del 9 biancorosso. Prende palla a metà campo Prisco, arriva in zona favorevole, destro preciso ed è già vantaggio col minimo sforzo. La partita non è bella, si fa fatica a costruire, il gioco spesso ristagna nella metà campo. Tra i pali marchigiani entra Liotti per Azzolino che si infortuna. Occhio agli ospiti. Al 39esimo la palla è pericolosa in mezzo con Senigalliesi che la colpisce. Da Locca appostato nei pressi il pallone miracolosamente tra le braccia di Russo. Primo tempo con Felici al tiro, vantaggio biancorosso ma partita equilibrata. Meglio la Vastese nei secondi 45. Nono minuto da Piazzato, palla a Prisco, botta a volo, respinge il portiere. 2-0 invece al 18esimo su palla inattiva. Ecco il corner, Falco che buca la marcatura. Prisco realizza la doppietta, partita in cassaforte. Una giornata di grazia che prima ruba la scena col bello scambio Prisco-Fiore, diagonale al lato, poi col terzo gol del bomber servito su un piatto d'argento da Felici. Implacabile, cinica e determinata Vastese che quando abbinerà anche un gioco più armonioso e logico sarà davvero un pericolo per tutti.